Buongiorno a tutti, sono Francesca Mottola e vorrei presentarvi un lavoro scritto in collaborazione con Ilaria Ammirati, Augusto Gnisci, Vincenzo Paolo Senese e Da Serci. Il presente lavoro ha come obiettivo quello di indagare la relazione tra sport e personalità in ragazzi e ragazze adolescenti. Quando si parla di adolescenza si fa riferimento ad una fase critica dello sviluppo caratterizzata da diversi cambiamenti, che possono riguardare sia fattori interni, come ad esempio la personalità, sia fattori esterni, come ad esempio la presenza e i livelli di attività fisica. Ed è proprio in riferimento a questo secondo aspetto che diversi studi hanno messo in evidenza che negli adolescenti i livelli di attività fisica sono associati ad esempio al grado di sicurezza in sé, al senso di autoefficacia, alle capacità di leadership, così come anche alla qualità e alla quantità delle relazioni sociali. Al fine di valutare la personalità abbiamo fatto riferimento al modello ESAGO, che ritiene che la personalità possa essere descritta attraverso sei dimensioni, che sono onestà, umiltà, emotività, estroversione, gradevolezza, coscienziosità e apertura all'esperienza. La ricerca ha coinvolto 714 studenti di 7 scuole secondarie di primo grado della regione Campania e al fine di misurare la personalità negli adolescenti abbiamo utilizzato una versione preliminare dell'Hexagon Middle School Inventory, costituita da 384 item equamente distribuiti tra i 6 fattori. Inoltre sono state utilizzate anche altre scale allo scopo di indagare le abitudini sportive, i motivi che spingono a fare attività sportiva, gli ambiti migliorati dallo sport e il livello di soddisfazione e qualità della vita. Nei giorni stabiliti per le somministrazioni, i ragazzi hanno compilato il questionario in orario scolastico utilizzando la piattaforma Qualtrics e, al fine di indagare la relazione tra sport e personalità, sono state eseguite delle analisi di correlazione, considerando sia i 6 fattori che le sfaccettature per ogni fattore. Dalle analisi eseguite emerge che tutti i 6 tratti dell'Hexagon Middle School Inventory correlano significativamente con le abitudini sportive, anche se in misura minore l'onestà e umiltà, che correla solo negativamente con la tendenza degli adolescenti a prediligere degli sport di squadra, così come anche la gradevolezza che correla meno. Inoltre sono emerse delle correlazioni significative anche tra i 6 tratti dell'Hexagon e i motivi che spingono a fare attività sportiva, fatta eccezione per l'emotività, che correla solo e negativamente con una motivazione estrinseca, ovvero per partecipare a gare o eventi sportivi. Inoltre sono emerse delle correlazioni significative anche tra i 6 fattori dell'Hexagon e gli ambiti migliorati dallo sport, inerenti sia alla sfera personale che quella interpersonale, e infine sono emerse delle correlazioni significative anche tra i 6 fattori dell'Hexagon e i 5 fattori indagati in relazione alla soddisfazione e alla qualità della vita. Anche in questo caso l'emotività è la dimensione che correla meno con i 5 fattori indagati in relazione alla soddisfazione e alla qualità della vita, infatti correla solo con il fattore funzionalità fisica e con il fattore scuola. I risultati confermano l'esistenza della relazione tra sport e personalità e questi risultati potrebbero essere molto utili sia in ambito agonistico, ma anche nei diversi contesti educativi e scolastici al fine di promuovere il benessere individuale e sociale degli adolescenti. Grazie per l'attenzione.